E ragazzi, dopo aver ucciso Che Corsi, andiamo avanti. Ecco, il prossimo ricordo che si trova sempre qua a Forlì. Sì, è parecchio lento quando rema. Ok, non va sotto i ponti. Dimmi che mi posso arrampicare qui, ti prego. Bravo. Meno male ci hai messo lì tipo il batacchio. Non sarà mica... Sì, lo so, ricordo speciale, poi semmai lo facciamo, dai. Il pomo della discordia. Quel bastardo che ha rubato la mela. Trova il monaco vestito di nero. Se, siccome sono vestiti tutti come Arlecchino, no? Uno diverso dall'altro. Giusto, no? Non è lì. Insomma, non è tra uno di loro. Potrebbe essere qua sopra. Me la sei voluta. Ora ti concio per le feste. Non uccidetemi il monaco, poi ci penso io a lui. Sto stronzo. Ok, via. C'è da attuare piani diversi. Grazie. Mi chiedevo se potevate aiutarmi. Chi state cercando? Un monaco con mantello nero cui manca un dito della mano. A frate Guido manca da un piede. Sicuro non fosse un piede. Sicuri? E poi c'è... Perché gli oggetti come le scimmie vengono raccolti col piede. Come vi dicevo, era un dito. Però aspettate un momento. Me lo ricordo, un monaco vestito di nero con 9 dita. Ma certo, sì. All'ultima festa di San Vincenzo, nell'abbazia. Sì, conosco il posto. Proverò lì. Grazie. Vai in pace. Come sempre. Oggi si direbbe vaffanculo. Raggiungi l'abbazia di Forlì e parla con Ignazio Abate. Ma dovevi montare sul cavallo, brutta merda. Ecco, se tu ci fossi montato prima... segreti, ma anche i miei e i suoi. Se tu ci fossi montato prima. Ora ricordate cosa vi ho insegnato, uomini. Dammene altri, no? Possa la fortuna essere di tua parte. Ricordate l'addestramento. Affrontate quest'uomo con molta attenzione. Esattamente. Anzi, io fossi in voi non lo affronterei pure. Cioè... Fratelli, non è un pivello! Attacchiamolo insieme! E chiappale! Ma sto bastardo! Ma fammi fare una cosa. Mi hai rotto il cazzo. Affanculo. Ma no, devo mettere via la spada. Che palle. Vale. Dove devo andare? Tutto dritto. Aiuto. Ah, è dentro la città. Ok, quindi mi conviene sì andare dritto e poi... Veloce, sta scappando. Eccolo, presto, prendiamolo. Vabbè, però, cioè, aiutami. Cioè, gioco, aiutami. Si è fermato. Ragazzi, si è glitchato. Si è glitchato. Via di qui! Muoversi! Quanti bug che c'ha sto gioco. Guardate come si glitcha. Non è normale. Si glitcha un botto. Devo fare il giro largo. Dispute! Santa Croce! È sull'Arno. Andiamo! Si rifugire! Ma come posso cascare da cavallo dopo aver investito una persona, ragazzi? Devi morire in fretta, capito? Vaffanculo. Prendetela ai fianchi e via! Devo riferire quando... Mettetela su per il culo quell'arma lì, sai? Vabbè, a parte che il nostro viaggio sarebbe terminato a breve, però...
Che palle. Cioè, rende tutto così complicato sto gioco per la fisica. Comunque questa è l'abbazia qua, so che c'è la tipo la rientranza. Beh sì, l'ho individuato, è lui, Perdonatemi, fratello. Mi chiedevo se potevate... Oh, empio demonio! Vattene via! Che avete? Tu hai ammazzato frate Stefano! Fratelli, l'uccisore di monaci è tornato! Ma che cazzo? Via! C'è un assassino qui in giro! È lui? No, per pietà, non voglio morire! Uccido solo chi uccide gli altri, come il tuo frate Stefano. Sono sicuro che tu non sei così. Ora sta a sentire. Cerco un monaco vestito di nero. Gli manca un dito della mano. Oh, gli manca un dito? Intendi dire come Fra Savonarola? Savonarola? E chi è? Lo conosci? Sì, è stato uno di noi per un periodo. E poi? Gli consigliamo di ritirarsi per un lungo eremitaggio. Mi dispiace, ma temo non sia più un eremita. Dove potrebbe essere andato? Era Savonarola quello che ha rubato la mela, capito? A Firenze. Ha studiato lì. Potrebbe esserci tornato. Ti ringrazio. Vai con Dio, frate. Ecco, c'era così semplice. Il monaco ha voluto rendere tutto così teatrale, ma era così semplice. E il pomo della discordia se ne va insieme alla sequenza 12.